Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi un nuovo video chiacchiericcio in cui ti mostro tutti i miei regali di Natale. Dopo una breve pausa su YouTube torno con questo video che vuole semplicemente offrirti un po' di compagnia. Torno appunto con un argomento molto in voga qui su YouTube durante le feste, che è quello dei regali di Natale. Spero di darti qualche spunto e comunque semplicemente ecco di trascorrere del tempo insieme piacevolmente. Ti auguro veramente un sereno 2022 all'insegna della salute. Speriamo che riusciamo a vedere realizzati magari anche i nostri desideri, i nostri progetti, ma soprattutto tanta serenità e salute per tutti. Questo è l'augurio più grande. Detto questo, ti invito ad iscriverti al canale, qualora ancora tu non l'abbia fatto, a lasciare un pollice in su a questo video se ti sarà piaciuto. Ti ringrazio se già mi segui da tempo e quindi per tutto il supporto e per tutto l'affetto. Ne ho ricevuto davvero tanto nel 2021 e quindi per questo sono veramente immensamente grata e spero di continuare con questi rapporti sempre molto piacevoli qui su YouTube anche per il 2022. Ti mostro quindi i vari regalini ricevuti, tra questi anche quello di mio marito, che era in wishlist da tempo. Gliel'ho fatto scegliere, diciamo, ho dato la possibilità di scelta tra tre opzioni e quindi mi sono lasciata in parte anche la sorpresa. Partendo dalla casa, ho ricevuto in questa splendida scatola dotata di questo manico in corda molto elegante un portacandele. La marca è Fragranze d'Italia, soluzioni profumate per l'ambiente. È un portacandele molto particolare, già a partire dalla forma, così, bellissima, una sorta di, come se fosse una girandola, molto bella. Questo coperchio è tutto in cera, questo coperchio si solleva e all'interno ci sono dei sassolini che devono essere posti sul fondo e vanno a proteggere il contenitore dal calore sprigionato dalla cera. Qui c'è una piccola tea light, mi pare si chiami così, è una candelina e ancora non l'ho provato, ma profuma tantissimo di spezie. In particolare io avverto la cannella, ma avverto anche delle note agrumate, quindi penso arancia. È buonissimo, non so se si sprigioni la fragranza durante il tempo di accensione della candela. Comunque sono molto curiosa e come oggetto in sé, come oggetto d'arredo, lo trovo veramente molto elegante, quindi molto molto apprezzato. Poi sempre per la casa, in questa latta scozzese che a me piace tantissimo e che riutilizzerò senz'altro, le troverò appunto un utilizzo per contenere anche qualcosa magari di make up. Ci sono queste due presine e il canavaccio, e molto molto utili e poi ecco molto molto belle. E non l'ho ancora lavata e messa in uso, ma lo farò al più presto, quindi anche questo veramente un pensiero molto gradito. Poi per quanto riguarda i pensieri per così dire personali, ho ricevuto questo splendido intimo di Pierre Cardin, molto bello, in nero, molto classico, e lo trovo veramente molto fine ed elegante, con la magliettina intima e poi lo slip che è una sorta di brasiliana, eccolo qua, molto bello, e anche questo non vedo l'ora di indossarlo. Poi per quanto riguarda sempre un accessorio molto utile che avevo adocchiato da tempo ma non avevo mai acquistato, questo asciugamano, che è un turbante in questo colore bellissimo, questa sorta di top, un marroncino, sì, molto molto carino, forse un po' più caldo, non è proprio la tonalità top, però ecco, veramente risponde ai miei gusti.
e ha questa sorta di anellino, quindi ha quest'asola da una parte e il bottone dall'altra. E quindi in questa maniera si aggancia e lo trovo veramente molto molto comodo. E io in genere utilizzo dei normali asciugamani, ma questo lo trovo veramente perfetto per l'uso. Poi ho ricevuto questa splendida confezione contenente una crema mani di camomilla Warm Winter, crema mani e unghie da 30 ml. Incorporata c'è anche a forma di stella di Natale questa splendida limetta. Non vorrei disfare la confezione perché è troppo bella, me la godrò ancora qualche giorno sotto l'albero di Natale e poi comunque la metterò in utilizzo. E sono veramente molto curiosa anche di provare la crema. E tra l'altro è una crema piacevolmente profumata, quindi ecco. Non vedo l'ora di provarla. E poi ho ricevuto questo calendario molto particolare, è un oggetto che non avevo mai posseduto, è il calendario geniale, così chiamato, con supporto. Ad ogni giorno corrisponde una frase motivazionale, e lo trovo splendido. Il supporto è in legno e ci sono appunto le varie pagine che si sfogliano, poi si dovrebbero staccare, ma io non voglio buttarle, voglio conservarle e lo trovo veramente molto molto bello, un regalo veramente molto gradito. Poi ho ricevuto questa splendida tazza, una io e una mio marito, con diciamo una grafica diversa. Questa dice Home Sweet Home, la trovo molto bella e non vedo l'ora di utilizzarla. E poi all'interno della tazza ho ricevuto anche questo primer di Olatz che è il Total Effects 7-in-1, quindi è un siero levigante istantaneo che non vedo l'ora di utilizzare. Dice 7 effetti perché leviga linee sottili e rughe, uniforma la tonalità della pelle, illumina, riduce la visibilità dei pori, restituisce elasticità, rassoda e idrata. Non vedo l'ora veramente di metterlo in utilizzo. Fammi sapere se lo conosci, io sono curiosissima. Da mio marito, un po' pilotato, ho ricevuto ovviamente del make-up. Dico ovviamente perché lui in genere alle occasioni mi chiede quali siano i miei desideri, ma quest'anno non gli ho indicato un prodotto in particolare, l'ho messo di fronte ad una triplice scelta in modo da riservarmi anche la sorpresa. E tra i prodotti tra cui scegliere ha preso le perle di Guerlain. Le Meteorite, non so se si pronunci così, comunque è un marchio francese, Guerlain Paris, 25 grammi. Sono queste perle che io ho preso in tonalità 2 light, sono appunto le perle luminose che danno una sorta di bagliore al viso e conferiscono proprio una luce senza risultare eccessive. Poi sono proprio un oggetto di lusso, la confezione è bellissima, il profumo è di violetta, il classico, nonostante io non ami le profumazioni fiorite, comunque è molto gradevole. C'è questa spugnetta all'interno con la quale si può anche pressare il prodotto sulla pelle, ma io in genere lo spolvero con un pennello ampio. E soprattutto sugli zigomi oppure in maniera diffusa per regalare una luce molto naturale, molto discreta. È veramente un oggetto, ecco, che desideravo da tempo. Aggiunge qualcosa in più, ma poi la gestualità diciamo, è quello step finale che completa il trucco. È indispensabile? No, sicuramente no, ma mio marito ci tiene che magari alle occasioni io gli chieda qualcosa di
di particolare che non penso ad acquistare in altri periodi dell'anno, e quindi con lui mi tolgo delle soddisfazioni, ecco, e questa è veramente una chicca. Ci sono anche altre colorazioni, comunque io ho preso quella più chiara, e, però ecco, rientrava veramente tra i miei desideri da tempo. Terminiamo poi con il mio autoregalo. Perché ho voluto prendere delle cosine, spinta un po', dall'occasione, prima di Natale questo, e anche, da alcuni desideri che avevo da tempo. Allora, la bustina che contiene, i prodotti è questa, Puro Bio, ma in realtà non ho acquistato nulla di Puro Bio. È la bustina che ho ricevuto in parafarmacia, che rivende anche Puro Bio. Ho preso due prodotti dell'erbolario e due prodotti di Bioniche. Quindi c'è skincare, profumo e make-up. Partendo dal prodotto di skincare, ho voluto provare questa Aromatic Chamomile Water, che è questa acqua aromatica alla camomilla, di cui ho sentito tanto parlare da Sara Cosmesi, e quindi ho voluto assolutamente provarla. Il profumo è inebriante, contenuto in questa splendida boccetta di vetro scuro da 200 ml, e non vedo l'ora di metterla in utilizzo. È veramente, veramente buono. Il profumo mi piace tantissimo. È un profumino dolce, che mi comunica comunque relax. Quindi ecco, non vedo l'ora di utilizzarla. Tra l'altro, è un tonico idratante per pelli particolarmente secche e sensibili. Quindi, perfetto, in questo periodo, freddo in cui abbiamo bisogno di una coccola in più. Io poi ho la pelle sensibile, quindi ecco, gradisco particolarmente questo genere di prodotti. Passando poi al profumo, questo lo desideravo da tanto tempo, già lo scorso inverno avrei voluto acquistarlo, ma poi ho rimandato l'acquisto. Si tratta del profumo all'olio di argan, che ho riprovato recentemente e stavolta non me lo sono fatto scappare. L'ho spruzzata appunto in parafarmacia mentre stavo acquistando dell'altro, e dopo averlo sentito sulla pelle al passare di qualche ora, sono ritornata e l'ho preso perché è veramente una coccola pazzesca, secondo me adattissimo a questa stagione. Contiene note di nocciola, vaniglia e argan. È un profumo che a me piace tantissimo e quindi penso che sarà il profumo che utilizzerò moltissimo in questo inverno. Per quanto riguarda il make-up, ho voluto approfittare di una promozione lanciata da Bioniche, scaduta il 31 dicembre, per la quale acquistando il correttore occhi si aveva in omaggio la palette per il contouring. Questa al valore di 26 euro, il correttore 20 euro, quindi ecco, ho pagato praticamente la metà del prezzo perché appunto questa l'ho ricevuta gratis. Il correttore sono molto curiosa di provarlo, è della linea Lifting, correttore fluido levigante, e veramente è un prodotto che mi incuriosisce tanto perché lo definiscono dalla media alta coprenza, e è per pelli sensibili e intolleranti, quindi adatto anche a chi non tollera i profumi, perché non ha fragranza all'interno, e questi prodotti, insomma, di Bioniche sono veramente indicati per tutte le pelli molto sensibili, molto reattive. Io già ho qualcosa, ho provato qualcosa, ma questi prodotti nello specifico no, quindi non vedo l'ora di provarli. Il correttore si presenta così, lo apriamo insieme. È innanzitutto da 5 ml. Mi pare di averlo pagato, sì, se non 20, 19,90, una cosa del genere. E questa è la confezione, molto carina, in questa plastica satinata. E questo tappo rose gold. E invece il prodotto per il contouring, che contiene quanti grammi? 10 grammi di prodotto, è in questa confezione, nella classica confezione delle polveri,
di Bioniche e è il duo contouring, quindi una polvere fredda per scolpire e questa polvere chiara per illuminare. Non vedo l'ora di provarlo, ma attualmente non ho provato nulla. Io ti ho mostrato tutti i miei regali di Natale, non mi pare di aver dimenticato nulla. Spero di averti tenuto compagnia e ti auguro ancora veramente un sereno 2022. Spero di ritrovarti ancora nei miei prossimi video e ti ringrazio per tutto il supporto. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su, iscriviti al canale ed attiva la campanella se non vuoi perderti nessuno dei miei prossimi contenuti. Io sarei felicissima di ritrovarti qui nel mio prossimo video. Ti mando un abbraccio, un bacione, ciao!